Pochi sorrisi e tante preoccupazioni nel cenone di fine anno della Virtus Roma. Sfumato l'ingresso alle Final Eight di Coppa Italia, una vittoria casalinga contro Trento avrebbe permesso di chiudere il 2014 con l'illusione di una squadra in grado di competere ancora per i playoff. Lo scivolone rimediato contro la matricola terribile ha messo invece a nudo tutte le difficoltà di un progetto sportivo dal respiro corto. Il bilancio al 31 dicembre parla chiaro. 4 vittorie, 9 sconfitte in campionato, 7 vinte e 3 persi in Eurocup, sconfitta senza appello in Supercoppa. Totale 11 vinte e 13 perse, numeri che parlano da soli sull'inconsistenza della nuova squadra. L'estate scorsa ancora una volta si era imboccata la strada della ricostruzione del roster praticamente da zero, con un budget se possibile ancora più striminzito. Il capitale di fiducia accumulato nelle ultime due stagioni, valse una finale e una semifinale, era tanto, il morale tutto sommato alto. Agli ordini del confermato Luca Dal Monte, quindi due superstiti, Jones ed Ercole, 4 giovani americani, di cui Egim con passaporto Cotonou, l'esperto tiratore Gibson, la scommessa Sandri, il belga De Zeu e l'ultimo arrivato Stipcevic. Alcuni nomi di buon potenziale ma inesperti, qualche giocatore esperto ma nessun vero talento. Già dal precampionato pochi erano rimasti impressionati dalla nuova CEA. Al pronti via è arrivata subito la sberla di Sassari, poi 2 mesi di altalena tra campionato e coppa. Infine la pericolosa picchiata rimediata a dicembre con 6 sconfitte e una sola vittoria. Se il campionato non è ancora arrivato al giro di boa, l'Eurocup vedrà presto l'avvio dell'Ast 32. A fine anno è lecito comunque tirare delle conclusioni. Nelle ultime 3 stagioni si è puntato tutto, forse anche troppo, sulla bravura del GM Alberani di fare le nozze con i fichi secchi e di portare a Roma con 2 soldi un manipolo di giocatori in grado di giocarsela con tutti. Ma si sa, il basket è anche chimica, gli stessi ingredienti, in dosi diverse, non sempre danno la stessa riuscita. Risultato, oggi la Virtus è una squadra in crisi, con un ambiente deluso e una società che potrebbe decidere di chiudere i battenti se a giugno non arrivasse qualcuno disposto a rilevare o sostenere la proprietà. Nell'anno in cui la rivale Siena è stata cancellata dal basket che conta, la Virtus Roma, che ha vinto in passato e ci è andata vicino di recente, non sembra essere più in grado di rilanciare sfide ed ambizioni. Una stagione che rischia di essere di nuovo fallimentare potrebbe portarla, dopo 55 anni di storia, al capolinea. L'unica possibilità di invertire questa rotta verso il naufragio sta nel tornare al più presto a programmare ed investire, tagliando subito 2 americani, deludenti Morgan e Trisci, più indiziati, e inserendo altrettanti innesti in grado di spostare di netto i valori. Un'ipotesi al momento talmente lontana da essere appena un desiderio del residuo pubblico romano per l'anno che verrà.